Benvenuti amici di Mondo Futsal ad un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli amanti del calcio a 5. Anche questa settimana tante emozioni vissute sui vari campi, sui vari parquet, e le potrete vedere naturalmente in questo nostro appuntamento. Vi do subito le nostre coordinate: mondofutsal.net, il portale dove potete seguire questi nostri appuntamenti settimanali, e poi c'è anche il nostro canale youtube.com/mondofutsaltv. Questo per seguire da vicino le imprese dei vari protagonisti di questa ennesima giornata che ha regalato tantissime emozioni, che andremo a vedere tra pochissimo dopo la sigla. Di nuovo benvenuti a tutti voi amici di Mondo Futsal. Allora entriamo nel vivo di questa giornata di campionato, iniziando come al solito dalla Serie A, dove i nerazzurri non sono riusciti nell'impresa. I ragazzi di mister Basile purtroppo si sono dovuti arrendere al cospetto di una più esperta e cinica avversaria, il Pescara, allenato da un guru degli allenatori italiani, Fulcio Colini. I pontini sono andati per ben due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Bacaro, ma nulla hanno potuto poi contro il recupero degli ospiti. Poi nei minuti finali, sul punteggio di 3-2 per gli abruzzesi, la tattica del portiere di movimento, essenziale nelle ultime gare con Bologna e Napoli. Questa volta però sono stati gli avversari a trarne giovamento, fissando il risultato sul definitivo 4-2 finale. Tra i pescaresi in evidenza Canal, autore di una tripletta e autentico trascinatore per la sua squadra. Nel prossimo turno la formazione del presidente La Starza se la vedrà fuori casa con il Real Rieti, reduce da un importante pari esterno strappato in casa della capolista Asti, e che annovera tra le proprie fila Crema, capocannoniere del campionato. Ma dopo questo breve riassunto, allora entriamo nel vivo e andiamo a vedere, grazie all'ausilio della grafica, i risultati di questa giornata. Acqua e sapone Alter Ego Luparense 3-3, Asti Real Rieti 3-3, Fabrizio Corigliano Napoli 2-2, Futsal Città di Sestu SS Lazio 3-3, Rapido Latina Pescara 2-4, il caos riposava. Per una classifica che vede SS Lazio in testa insieme ad Alter Ego Luparense ed Asti a 17 punti, Pescara quota 15, Fabrizio Corigliano e Real Rieti 13, Acqua e Sapone 12, Futsal Città di Sestu 11, Caos 10, Rapido Latina 9, chiude il Napoli con 3 punti. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio la partita dei nerazzurri del Rapido Latina, grazie ai nostri contributi filmati e alla voce dei protagonisti, il tutto confezionato dalla redazione di Mondo Futsal. Posticipo della penultima giornata di andata ed è una partita che ha un peso specifico enorme, quella che vedrà protagoniste Latina e Pescara di fronte tra loro in una gara che mette in palio punti importanti per la qualificazione alla Final Eight. Comincia dunque il match con Canal, adesso Nicolodi che sfida Lara nell'uno contro uno, prova ad andarsene sulla destra, esplode il tiro, attento Chicchio, Rogerio, grande esperienza da parte di Rogerio che è praticamente uno dei giocatori. Un'altra conclusione improvvisa, Menini, lancio profondità di Menini, attenzione, c'è una buona chance adesso per Bacaro, sinistro che viene neutralizzato da Caputo. Sostegno del pubblico sicuramente importante in questa serata, che può dare una mano e come alla formazione dell'azzurra. Il gol da parte di Bacaro, pescato da Menini direttamente da calcio d'angolo. Attenzione intanto, Lucas Maina, spalla alla porta, Maina, la conclusione di Maina. Vediamo se caccerà in porta, è uno schema, gol. Rete da parte di Rogerio che
è riuscito con questo tiro di sinistro a pareggiare i conti. Tocco per Bacaro e rete, 2-1 da parte della Rapido. Dalla giocata sopraffina, eccelsa da parte di Maina, vola Chinchio, spettacolare il suo tuffo. I suoi interventi sono stati più volte decisivi. Attenzione, il palo intanto colpito, ancora Canal, tiro da parte di Canal improvviso. Salas dentro il pallone, arriva il gol del pareggio, ha segnato Canal sul secondo palo. Rogerio, autore del gol del 2-1, ancora Canal, il destro di Canal, parata da parte di Simone Chicchio. Rogerio, pallone dentro per Caputo, tiro di Caputo, centrale, adesso Bacaro, dentro il pallone per Menini, intervento provvidenziale da parte del portiere Capuozzo. Rogerio sulla sinistra per Canal, se ne va Canal, pallonetto di Canal e gol. Sontuosa realizzazione da parte di Canal, con lo scavetto ha mandato fuori tempo il portiere Chicchio. Vediamo se Bacaro ci smentirà. Prende la rincorsa a Bacaro, la palla termina sul fondo, incredibile, mettere il pallone sotto le gambe di Caputo. Riparte Canal, attenzione Canal, e Chicchio questa volta riesce con la mano sinistra. Se ne va Ercolessi, provato a dare a Rogerio, ancora Ercolessi tutto solo, non riesce da due passi Rogerio a correggere il gol. Per poco Maina non scippa questo pallone. Lara, il tiro di Lara, improvviso, riparte Battistoni, conduce questa azione in transizione, doppia finta, il tiro da parte di Battistoni, trova ancora un eccellente Capuozzo, finora non sta assolutamente accusando nessun tipo di problema. La formazione delle Pescara, adesso non c'è più il portiere, e il tiro e la palla che termina fuori di pochissimo. Battistoni perde il pallone e qui si può chiudere la partita, ed è così, rete da parte di Canal, glaciale, freddo, lucido. E dunque con questo risultato Rapido 2 Pescara 4. Sì, è chiaro, sapevamo che era una montagna durissima da scalare, siamo riusciti a tenere la partita in vita fino a pochi minuti dal termine. Non posso che fare un plauso a tutti i ragazzi per l'impegno, per la dedizione, perché rimanere concentrati e giocare praticamente in 6 una partita è una cosa veramente da applaudire. Sapevamo della difficoltà, per questo motivo eravamo abbastanza corti. Terenzi cioè, rientrando dalla nazionale con un infortunio al piede, quindi è andato pure lui, ci ha dato una mano in più, ma era un sacrificio che non contavamo su di lui. E nonostante queste difficoltà siamo andati in vantaggio 2 volte, però purtroppo il Pescara comunque è una grande squadra. Non sono state 2 distrazioni, hanno fatto una bellissima movimento su un calcio d'angolo che noi avevamo previsto ma non del tutto, c'è stata una confusione, poca chiarezza per i difensori, ma loro hanno fatto un'ottima cosa. Poi c'è stato un infortunio sulla punizione, sul retropassaggio, abbiamo concesso qualcosa nel primo tempo, questa è una squadra che ha giocato col cuore, con le motivazioni e con la passione in Latina, noi lo sapevamo e nonostante questo ci siamo fatti un po' sorprendere nei primi minuti, poi abbiamo cercato con tutte le forze la vittoria perché era quella che ci serviva per entrare nelle prime 4. Ha fatto la differenza insieme alla squadra che ha giocato fino alla fine, eravamo un gol sopra pochi minuti dalla fine e quindi dovevamo dare tutti i 40 minuti. E sono stato fortunato, ho fatto una tripletta, ho aiutato la squadra, il più importante è questo, la vittoria. E andiamo a vedere adesso il prossimo turno del campionato di Serie A. SS Lazio affronterà Acqua e Sapone, Alter Ego Luparense Asti, Napoli Caos, Pescara Fabrizio Corigliano, Real Rieti Rapido Latina. Riposerà in questo turno di campionato Futsal Città di Sestu. E andiamo a vedere adesso cosa è accaduto nel campionato di Serie B. Netta sconfitta interna quella del Fondi Calcio a 5. Troppo il divario con il Porto San Giorgio. La formazione marchigiana si è imposta con un rotondo risultato 6-1. Dopo la bella vittoria di Civitanova arriva un risultato negativo per il Fondi Calcio a 5 che al Pala Bianchini di Latina cede al Porto San Giorgio. Brutto avvio dei fondani che subiscono in modo passivo l'iniziativa degli avversari e vanno all'intervallo sulle 3-0 per gli ospiti.
Altro aspetto nella ripresa con il team fondano che torna sul terreno di gioco con un approccio ben diverso rispetto alla prima frazione di gioco. Gli sforzi del Fondi Calcio a 5 vengono premiati con il gol del player manager Rosigna, ma sull'1-3 i rossoblù hanno il torto di sciupare diverse occasioni favorevoli per poi prestare il fianco al contropiede degli avversari, che si dimostrano cinici in questa partita e si portano sul 4-1. A questo punto i fondani giocano alla carta del portiere di movimento, ma sono ancora gli ospiti a gonfiare la rete in un paio di circostanze. Finisce quindi 6-1 per il Porto San Giorgio in una partita che ha visto un buon Fondi Calcio a 5 soltanto nella ripresa, dopo un primo tempo non all'altezza. Nel prossimo turno, tra le mura amiche, i rossoblù affronteranno il Perugia sabato 13 dicembre alle ore 16:30. Ma con l'aiuto della grafica andiamo a vedere i risultati di questa giornata di campionato. Atalante Grosseto, Ardenza Ciampino 4-4, Foligno Calcio a 5, Maran Nurzia Calcio a 5, 3-3, Olympus Civitanova 5-0, Perugia Prato Rinaldo 1-6, San Giorgese Futsal Aprutino 2-7, Virtus Fondi Porto San Giorgio 1-6. Per una classifica che vede l'Olympus in testa con 23 punti, Ardenza Ciampino, Maran Nurzia Calcio a 5, Futsal Aprutino 17 punti, Prato Rinaldo a quota 16, Porto San Giorgio 13, Atlante Grosseto 12, Perugia 10, Virtus Fondi 9, Foligno Calcio a 5 8, Civitanova 3, chiude la San Giorgese con 0 punti. E allora andiamo a vedere adesso quelli che sono i contributi filmati delle azioni più importanti di questa giornata di campionato.
andiamo a vedere il prossimo turno del campionato di Serie B: Ardenza Ciampino, Foligno Calcio a 5, Civitanova Atalante Grosseto, Futsal Prutino, Prato Rinaldo, Maran Nurzia Calcio a 5, San Giorgese, Porto San Giorgio, Olympus, Virtus Fondi Perugia. E passiamo adesso al campionato di Serie C1, vittoria per il Minturno al Pala Borrelli sulle Civitavecchia con il punteggio di 6-4. I padroni di casa si sono imposti grazie alle marcature di Alves, tripletta per lui, e poi Oscar Duran, Savastano e Acosta. Male invece la Eagles Aprilia, che è stata battuta nettamente dalla Virtus Palombara per 5-1. Per una classifica che vede in testa la Capitolina Marconi con 34 punti, segue Virtus Palombara quota 32, Lido di Ostia 27, Active Network 25, Anni Nuovi Ciampino 20, Albano 19, Atletico Civitavecchia, Città di Paliano, Nuovo Atletico Ferentino, Marafin quota 18, Real Castelfontana a 16, Minturno e Civitavecchia 13, Lazio Calcetto 11, Eagles Calcio a 5, Aprilia 7, chiude TCP con 6 punti. E andiamo a vedere come sono andate le cose anche nel campionato di Serie C2. Importante sofferta vittoria della capolista Sport Country Gaeta, che si è imposta sullo Sporting Giovani Risorse con il punteggio di 6-2. Tiene il ritmo anche il Velletri, che vince a fatica Pomezia contro il Penta per 2-1. Tre punti anche per l'Anzio Lavinio contro il Città di Minturno Marina della Gymnastic in casa dell'FC Cisterna e del Real Podegora sulla Fortitudo Terracina. Cade a Pomezia contro la SK anche l'altra cisternese, la Vigor, mentre torna al successo la Vis Fondi di Mister Collu ai danni della Connect Calcio a 5. Ma andiamo a vedere, grazie all'aiuto della grafica, tutti i risultati di questa giornata di campionato. ASK Pomezia Laurentum Vigor Cisterna 3-0, Atletico Anzio Lavinio Città di Minturno Marina 6-3, FC Cisterna Gymnastic Studio Fondi 4-11, Penta Pomezia Velletri 1-2, Real Podegora Fortitudo Terracina 11-6, Sport Country Club Sporting Giovani Risorse 6-2, Vis Fondi Connect Calcio a 5 7-3. Per una classifica che vede Sport Country Club in testa con 30 punti, segue Velletri con 27, Gymnastic Studio Fondi a 25, Atletico Anzio Lavinio 23, Real Podgora 18, Vigor Cisterna, Vis Fondi, Sporting Giovani Risorse a quota 15, FC Cisterna, Penta Pomezia 11 punti, ASK Pomezia Laurentum 10 punti, Connect Calcio a 5 8, Fortitudo Terracina 5, Città di Minturno Marina, Fanalino di coda con 0 punti. Ma ora andiamo a vivere l'emozione di questo turno di campionato nel servizio Real Podgora Fortitudo Terracina, curato da Daniele Porcelli e Gianfranco Marcelli. La più cordiale buonasera dal Marconi, dove il Real Podegora torna a giocare sul campo amico. Undicesima giornata del campionato regionale di Serie C2 tra Real Podegora e Fortitudo Terracina. Il direttore di gara, si tratta di D'Ortenzio di Roma 2, parte proprio in questo istante il confronto. Preferisce un po' pensarci prima di servire ancora lo scambio con Simeone, il tiro e la rete! E la splendida azione corale conquistata ancora dal giocatore del Magna numero 6, ancora Davide Simeone, la soluzione, c'è la rete, il raddoppio, prova il tiro ribattuto da Vestoso, ancora Cristofoli, c'è la rete, Cristofoli ciarla subito in avanti per Duva, il tiro, la rete, giocatori in difesa per il Real Podegora, Simeoni, il tiro dalla distanza di Vestoso ed è il gol. Ancora Ciuffa, adesso interviene anche Bagoli, deve saltare, deve andare all'uno contro uno, non ci riesce Mameli, Simeoni all'indietro, Vestoso, il tiro e la rete ancora di Giovanni Vestoso. Duva lascia per Bagoli,
non sa che cosa fare, prova adesso all'uno contro uno, fa tutto da solo con il gioco prezioso, si è intestardito e ci è riuscito. Ciuffa il calcio d'angolo all'indietro per Bagoli. E arriva adesso il tiro da parte di Cristofoli, tiro alla rete, il gol di Ciuffa. Simeoni, Piovesan, Cristofoli, se ne incarica lo stesso Cristofoli con la palla messa in mezzo, arriva Piovesan a mettere il sigillo anche lui in questa partita, in mezzo a tre, Pellino scarica sul secondo palo, nulla da fare. Cristofoli volge l'azione, Iacovacci adesso non proprio eccellente, Mameli, diagonale per Cristofoli, preziosismo e poker personale. Adesso è Bagoli, ritocca con il corpo, stoppa il pallone Morgera, prova a tirare, pallone ribattuto, arriva adesso Rizza, Mozzato, e c'è il gol dal dischetto. Parte il fischio, parte anche Campoli e c'è il gol. Campoli ancora, lo stesso angolo e la doppietta personale. E andiamo adesso ad Anzio per vedere cosa è successo tra Anzio Lavinio e Città di Marina Minturno nel servizio a cura di Enrico Pasquali Coluzzi e Gianfranco Marceddu. A volte le partite che sulla carta hanno un pronostico scontato sono quelle che invece riservano le più clamorose sorprese. Si augura che non sia questo il caso l'Anzio Lavinio, che ospita in casa nell'undicesima giornata del campionato di Serie C2 Girone D il Città di Minturno Marina, ferma ancora a quota zero in graduatoria. Dal campo sportivo di Anzio un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Se ne va in uno contro uno e poi c'è ancora il tiro in porta e la palla che termina. Non abbiamo visto se fosse terminata in gol oppure no, ed è così, c'è stata la marcatura da parte di Flocco, continua a bombardare da tutte le posizioni la porta, e adesso però deve stare attento perché arriva il gol del 2-0. Un gol in questo momento potrebbe far cambiare l'inerzia della partita, parte proprio lui, il tiro e il gol, infila sull'angolino di sinistra il portiere Aceto e dunque accorcia le distanze proprio lui, Simone Moncada, la compagine del Sud Pontino. Deve anche stare attenta a non commettere ulteriori falli, il tiro e il gol, arriva praticamente nel giro di un minuto il pareggio con la doppietta da parte di Simone Moncada. Ancora Flocco che adesso prova a puntare l'uomo, adesso prova a partire palla al piede Simone Moncada, dà il pallone sulla sinistra, il tiro e arriva il 3-2, realizzato questa volta da Daniele Moncada. All'indietro per De Marco, il tiro e il gol, bellissimo da parte di De Marco che ha indovinato l'angolo. Adesso c'è ancora Luberto, il tiro e il gol realizzato da Pirollo, una serie di rimpalli, poi ancora Del Brusco e calcia di sinistro e trova lo specchio della porta. Alla fine riesce ad andarsene molto bene, elegantemente, il calciatore con la maglia numero 5 che arriva fino al capolinea dove si è deciso tutto sommato il match. Adesso c'è un'azione da parte di Simone Moncada. Ovviamente qualche punticino in più l'avremmo forse meritato lungo il nostro cammino, però la classifica parla chiaro, oggi siamo a 0 punti, comunque c'è qualche problema grosso da verificare e cercare di risolverlo lungo la nostra strada, insomma. Abbiamo forse sottovalutato la partita, a merito agli avversari che comunque hanno difeso bene e abbiamo trovato il primo gol su un tiro libero e forse quello ci ha dato la scossa per poi ribaltare il risultato. Dico, però penso che possiamo sfruttare le nostre, anche se poche, armi per raggiungere qualche risultato in più rispetto a questi 0 punti che abbiamo fino a questo momento. E con l'aiuto della grafica andiamo a vedere adesso il prossimo turno del campionato di Serie C2, Città di Minturno Marina, SK Pomezia Laurentum, Connect Calcio a 5, FC Cisterna, Fortitudo Terracina, Vis Fondi, Gymnastic Studio Fondi, Atletico Anzio Lavinio, Real Podgora, Sporting Giovani Risorse,
Velletri Sport Country Club, Vigor Cisterna, Penta Pomezia. E andiamo a vedere adesso cosa è successo nel campionato di Serie D Girone A. Vittoria di rimonta dello United Aprilia al termine di un vibrante match contro la Virtus Latina Scalo, rigenerata dalla cura Marracino. Cade invece la Fortitudo Pomezia, nonostante l'esordio di Caro Tenuto in casa del Città di Anzio. Tiene il passo invece la Cimil Latina Scalo, che conquista i 3 punti sul Flora dopo un difficoltoso primo tempo. Altro punto per l'R11 Latina, ottenuto contro l'Atletico Rocca Massima in esterna, mentre il Libo Nettuno travolge il Falasche. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata ai risultati di questa giornata di campionato. Atletico Rocca Massima R11 Latina 7-7, Città di Anzio Fortitudo Futsal Pomezia 5-4, Latina Scalo Cimil Flora 92 4-2, Libo Calcio a 5, Dilettanti Falasche 6-0, PR 2000 Aprilia Real Latina è stata rimandata al prossimo 7 gennaio, United Aprilia Virtus Latina Scalo 8-7, riposava l'Ele Nettuno. Per una classifica che vede in testa United Aprilia con 21 punti, Latina Scalo Cimile 19, Fortitudo Futsal Pomezia 18, Città di Anzio 15, Flora 92 e Real Latina a 12, l'Ele Nettuno a 10, Atletico Rocca Massima e Dilettanti Falasche a quota 7, Libo Calcio a 5, quota 5, PR 2000 Aprilia a 4 punti, Virtus Latina Scalo 3, chiude l'R11 Latina con 2 punti. Ed ora andiamo a vedere gli highlights di United Aprilia Virtus Latina Scalo nel servizio curato da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marcelli. Dunque, gara iniziata a pochi secondi con l'occasionissima subito per lo United Aprilia. Gara subito divertente, pallone dentro e arriva la rete, il vantaggio dello Scalo. Nuova gestione della palla per i biancorossi di mister Marracino. Però suggerimento sulla parte destra e arriva immediato il raddoppio della Virtus. Ancora lui, ancora Macera. Poi break di Pompili, Pompili il destro e accorcia le distanze lo United. La staffilata di Mirko Pompili. Pompili sempre nel vivo dell'azione, Trobbiani, il destro deviato e la palla in rete, il pari di Cristian Trobbiani. Pallone che finisce in rete, l'ultimo tocco di Bozza, Perin e Dorati provano la combinazione, poi pasticcio difensivo, non si intendono Pompili e Ambrosini, approfitta immediatamente Corbi che insacca Pucci. Corbi arriva la marcatura, scarica Trobbiani, prova a girare il pallone lo United. Galieti, destro di Galieti e palla nel sacco. Buon momento però per lo United. Trobbiani e a palla di nuovo nel sacco, l'autorete di Soldà. Poi combinazione in mezzo all'area, Trobbiani torna in scia l'Aprilia. Gran ritmo e United ancora in pressione. Galafate rientra col sinistro e trova il pari. Aprilia può gestire un nuovo pallone, addirittura per un potenziale vantaggio. Criscuolo, è proprio Criscuolo che concretizza il sorpasso. Ma c'era anticipato da Lorello, poi dentro il gran gol ancora di Criscuolo, il colpo di tacco sotto misura. Corbi, il tiro, la respinta di Ambrosini. Galafate fermato ancora da Corbi, ma c'era Soldà dentro per Corbi, occasionissima concretizzata. Diciamo che dall'inizio ci siamo complicati un po' la vita anche da soli, siamo andati sotto, però come si è dimostrato già dall'inizio dell'anno siamo un gran gruppo. Siamo forti, secondo me un gruppo che può far molto bene. Abbiamo messo in campo quello che avevamo tutti quanti.
quindi siamo riusciti a ribaltare la partita. Poi è successo che il solito blackout del secondo tempo, quando siamo 6-2 è molto difficile gestire insomma il vantaggio, e niente, ci siamo un po' rilassati e quindi abbiamo preso subito 3 gol, anche loro erano molto bravi insomma, quindi abbiamo preso 3 gol che ci hanno un po' tagliato le gambe. Abbiamo cercato con l'uomo in più insomma di riportarci poi sul vantaggio, però insomma l'Unione di Aprile è una buona squadra, molto preparata, quindi noi dobbiamo solo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Siamo sulla strada giusta per prenderci soddisfazioni man mano col corso del campionato. Non è normale che una squadra che si porta sul 6-2 su un campo del genere, dove comunque questa è una grandissima squadra, e 6-2 dopo un quarto d'ora a diventare 8-6, cioè, sono degli errori che purtroppo è un mese che ci stiamo lavorando, una squadra che comunque è giovane, è tutta nuova, perché comunque molti sono venuti, ecco, queste sono le prime settimane. Errori individuali, fase difensiva, abbiamo fatto troppi errori con deviazioni, quindi siamo in ritardo anche di condizioni, però sì, fortunatamente sì, per come si era messo il primo tempo, giocato non benissimo, diversi motivi, non, forse mentalmente siamo entrati un pochettino più morbidi rispetto alla scorsa settimana, anche se volevamo fare più o meno la stessa partita, non ci siamo riusciti. Complimenti al Virtus Latina Scalo, perché comunque ha imposto per la prima parte della partita il suo gioco, un po' aiutati anche dal tipo di gioco che volevamo fare noi e non ci riusciva, quindi hanno trovato un pochettino più spazio, qualche disattenzione nostra, ed erano meritatamente in vantaggio. Il secondo tempo fortunatamente è cambiato un pochettino la storia, siamo riusciti a recuperare anche bene, e poi gli episodi della partita ci possono aver anche aiutato, perché comunque effettivamente ci vuole un po' di fortuna. Ed ora diamo un'occhiata, sempre con l'aiuto della grafica, al prossimo turno del campionato di Serie D, Girone A. Dilettanti Falasca Atletico Rocca Massima, Flora 92 Lele Nettuno, Fortitudo Futsal Pomezia Latina Scalo Cimil, Real Latina Libo Calcio A5, R11 Latina Città di Anzio, Virtus Latina Scalo PR 2000 Aprilia, riposerà lo United Aprilia. Ed ora diamo un'occhiata a quello che è successo nel girone B del campionato di Serie D. Prima frenata del Real Terracina di Mister Napoli, solo un pareggio in esterna al cospetto del San Giovanni Spigno. Non ne approfitta l'Olympus, che strappa solo un punto in casa di un combattivo di Alleformia. L'Accademia Sport batte nettamente il Città di Pontinia, così come il Formia 1905 sul terreno del Suio. Vittoria esterna anche dello Sporting Terracina ai danni dell'Atletico Sperlonga e del Real Fondi tra le mura amiche sui nuovi orizzonti. Ed ora, con l'aiuto della grafica, andiamo a dare un'occhiata al quadro dei risultati di questa giornata di campionato di Serie D, Girone B. Accademia Sport Città di Pontinia calcio a 5-6-2, Atletico Sperlonga Sporting Terracina calcio a 5-2-9, DL Formia Calcio Olympus Sporting Club 2-2, Real Fondi Nuovi Orizzonti 8-1, San Giovanni Spigno Real Terracina calcio a 5 3-3, Suio Formia 1905 calcio 9-10. Per una classifica che vede in testa il Real Terracina calcio a 5 con 22 punti, segue Olympus Sporting Club a quota 17, Accademia Sport 16, Suio e Formia 1905 calcio 13 punti, Real Fondi 12, San Giovanni Spigno quota 10, Sporting Terracina calcio a 5-9, DLF Formia Calcio e Città di Pontinia calcio a 5 quota 8, Atletico Sperlonga 2 chiude Nuovi Orizzonti con un punto. Nel prossimo turno Città di Pontinia calcio a 5 affronterà San Giovanni Spigno, Formia 1905 calcio Accademia Sport, Nuovi Orizzonti Suio, Real Fondi DLF Formia Calcio, Real Terracina calcio a 5 Atletico Sperlonga, Sporting Terracina calcio a 5, Olympus Sporting Club.
Bene, chiudiamo questa ottava puntata di Mondo Futsal. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo anche quelle che sono le nostre coordinate per non perdervi nulla. Vi ricordo il nostro portale mondofutsal.net, vi ricordo anche il nostro canale youtube.com/mondofutsaltv, dove potrete vedere tante azioni, tanti gol e soprattutto la voce dei protagonisti. Da Alex Zinato è veramente tutto, ringrazio Marco Dell'Orco in regia e vi do appuntamento alla prossima puntata.